Ciao, eccomi con un nuovo video e in questo caso sarà un video tag, il secondo video tag. Sono stata taggata da Kadiuscia Bella, che saluto e mando un grande bacio. E prima di iniziare voglio farvi vedere una cosa. Praticamente oggi mi è arrivato il regalo di Maria Luisa, la palette questa qua della Kiko. Maria Luisa, cioè la rubrica di Lou Channel, ha un canale qui su YouTube. Eccola qui, questa palettina stupenda, deliziosa, con cui ho fatto anche il trucco di oggi, con questi colori autunnali bellissimi, con questo specchio bello grande, compatta, molto utile. Grazie, grazie, grazie. Un bacione grande, grandissimo. Io non avevo mai ricevuto niente fino adesso dalle ragazze qui su YouTube e la ringrazio davvero tanto. Allora, iniziamo con questo tag, ci sarà da ridere perché come uscite è un po' fuori tema, in quanto più che una casalinga disperata, io sono una studentessa in crisi. Infatti il video tag è proprio Desperate Housewife il titolo ed è stato ideato da MindBlondie66. Io ho annotato tutto in modo tale che ho tutto scritto qui e non ci dimentichiamo niente. Iniziamo. Di quanti vani è composta la tua casa? Non ho preparato manco una domanda. Vabbè. Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 vani. Quanto tempo impieghi per pulirla? Vabbè, diciamo che la pulizia è distribuita poi nelle settimane, non è che, cioè raramente dalla mattina alla sera pulisco la casa interamente. Comunque, anche se volessi farlo, mi ci servirebbe, cioè servirebbe comunque più di un giorno. Quanto spendi per l'acquisto di detersivi? Questo lo sa mia mamma. Che tipo di pavimenti ha la tua casa? Cosa usi per pulirli? Allora, i tipi di cioè sono pavimenti semplici in ceramica e praticamente per pulire per terra io a casa ho un aggeggio che si chiama il fenomeno, che è una specie di vaporetto, cioè mettete l'acqua, caccia questo vapore bollente che sgrassa, pulisce, disinfetta. Quindi di solito il pavimento lo pulisco con quello, solo che d'estate quello crea un po' di calore. E quindi lo lavo con l'acqua e certe volte metto tipo la candeggina delicata che profuma, qualcosa così, perché l'detersivo per i pavimenti mia mamma non lo compra visto che appunto lei usa sempre solo il fenomeno. Quale prodotto usi per pulire il bagno? O la candeggina spray o uno spruzzino disinfettante, comunque qualcosa che è appunto antibatterico. Con cosa pulisci il vetro e gli specchi? O col fenomeno? O con lo spirito oppure il vedo chiaro, questi prodotti così specifici. E praticamente un trucchetto che mi è stato detto da mia mamma è che praticamente cioè, o dopo il fenomeno, comunque spruzzando vari additivi chimici, se poi si passa un foglio di giornale, effettivamente vengono belli puliti senza aloni, quindi così. Poi, quali profumazioni d'ambiente usi? Uso le essenze che vanno messe dentro a quel cosetto di ceramica che ci si mette la candela dentro, l'essenza nell'acqua evapora e si profuma l'ambiente. Adesso non mi ricordo le profumazioni che ci sono in giro per casa adesso proprio nello specifico. Sembra una la lavanda e una tipo la peonia, una cosa simile. Poi, se la tua casa fosse un colore, che colore sarebbe? Lavanda, un color lavanda, mi piace per le pareti. Poi i mobili mi piacciono piuttosto bianchi che danno luce. In che stile arreda la tua casa? Beh, la mia casa non è che ha proprio uno stile suo proprio. Cioè, è un po'. Io vivo in campagna, quindi ci sta un po' quello stile casa nella prateria, però poi ci sono sempre la camera di mia mamma che ha uno stile piuttosto moderno. Insomma, non ha proprio uno stile preciso.
Poi voglio di mia mamma l'ha arredata, quindi in casa mia sì, però comunque lei la padrona di casa, diciamo così. Sei soddisfatta di come è arredata la tua casa? No, io l'avrei fatta completamente diversa, a parte per la cucina che l'abbiamo ordinata, cioè la cucina è nuova, l'abbiamo scelta praticamente insieme, sì, quella mi piace, però per il resto io avrei fatto cose differenti. Se dovessi cambiare stile, quale sceglieresti? A me piace lo shabby chic, mi piace molto, lo trovo così romantico, un po'... Sì, mi piace tanto, lo sceglierei per la mia casa. Complementi di arredo che adori. Ma il cuscino che mi ha regalato il mio ragazzo, sicuramente. Questo qua che è in camera mia, e poi vabbè, qualche con le cornici, con le foto mi piacciono, queste cose così, però casa mia non è che ho tanti complementi di arredo. Poi, come pulisci i tuoi mobili? Sempre con lo spirito, perché comunque sgrassa, toglie le ditate, oppure certe volte anche con la candeggina spray o con lo spray a Marsiglia, solo che questi vanno poi risciacquati, invece con lo spirito, con l'evapore è meglio. Ah, e poi, praticamente, queste salviettine qua della Fria multiuso, siccome... Multiuso fino a un certo punto perché non ci si può struccare, comunque non sono salviettine intime e cose. Mi piace utilizzarle per pulire i mobili, cioè si tolgono bene tutte le ditate, escono lucidi e poi ha un odore molto mentolato, quindi rinfresca anche un po' l'aria, un po' l'ambiente, lascia una buona profumazione. In quale stanza preferisci girare video? Qui in camera mia, infatti tutti i video li ho girati qui in camera mia. In quale stanza hai preferito collocare la postazione make-up? Sempre qui in camera mia. Poi, tagga 5 amiche. Taggo Giulia e Taccia, ciao Giulia. Anna Blackberries, ciao, ti mando un bacione. Rossella Ferri. Adriana Bonino, ciao, saluto a tutti e due con un grande bacio. E la rubrica di You Channel, Maria Luisa. Ciao a tutte, vi mando un bacio grande, spero che siete contente che vi ho taggato in questo video. Per tutte quelle che stanno vedendo questo video e vogliono rifarlo, se mi lasciate il link nei commenti io verrò a vederlo. Mi rendo conto di non essere stata di grande aiuto, però... Appunto per la pulizia della, cioè la casalinga disperata è mia madre e quindi vabbè sì io pulisco ovviamente faccio la mia parte però appunto per l'acquisto dei detersivi cioè io mi adatto a quello che sceglie lei, non sono io a scegliere i prodotti da utilizzare, però diciamo questo usa mia mamma, questo uso pure io. E questo è tutto, quindi vi saluto di nuovo, bacioni, al prossimo video, ciao!